esempio nel mondo, noi abbiamo visto, soprattutto nel mondo della politica, che ultimamente ci sono stati, come dire, degli episodi quantomeno, come dire, bizzarri, vogliamo dire così. E di nuovo, come dire, ogni volta non solo c'era il mantra di cui parlavo prima, sono sereno, ma se devo giustificarmi lo devo fare soltanto davanti alla mia famiglia. E questo io trovo che sia un segnale molto allarmante, perché innanzitutto, come dire, bisognerebbe assumersi delle responsabilità rispetto ai cittadini, rispetto, come dire, al consesso in cui si vive e non soltanto rispetto alla famiglia. C'è una cosa qui che tengo a sottolineare rispetto appunto a vergogna e indignazione. Io ne ho provato a vedere dalla declinazione contemporanea, però già nel mondo greco, già appunto in Omero, vergogna e indignazione sono unite, no? C'è l'aidos appunto, che è il senso dell'onore violato, e la nemesis, che appunto non è soltanto vendetta ma è l'ira. Allora su questo c'è tutto, come dire, un filone storico che io credo che vada assolutamente ripreso, perché quando noi parliamo di indignazione che nasce appunto dal senso di offesa alla dignità umana, complessiva, universale, c'è quella che anche San Tommaso la chiamava la santa ira, per esempio. Altri autori l'hanno chiamata l'ira giusta, l'ira generosa, cioè quella che muove da un senso di violazione della dignità umana e che quindi mette in moto qualcosa che non è soltanto la difesa di sé e del proprio onore, ma è una difesa, come dire, collettiva. Allora a me piace sempre molto declinare le emozioni rispetto alla funzione, alla loro, come dire, formazione e funzione sociale, cioè vederne, come dire, l'aspetto collettivo che possono avere. Allora, per esempio, l'indignazione è interessante da questo punto di vista, perché noi, se ci pensiamo, non ci indigniamo mai in astratto. La libertà sì, ci piace ovviamente, ci piace la parola, il rispetto, ma quando è che ci indigniamo veramente? Ci indigniamo quando siamo di fronte ad un episodio concreto, a quel bambino che veniamo abusato, a quei prigionieri maltrattati, alle donne molestate, è quel caso concreto che fa sì che si risvegli un'emozione, però non resta legato a quel caso particolare, ma si estende, come dire, ad un principio universale. E quindi ci abbiamo questo continuo nesso che si stabilisce fra particolare ed universale, concreto e astratto, che rende, come dire, questa emozione particolarmente interessante e in qualche modo la radica nella vita quotidiana e la fa scendere dall'altarino di essere una virtù, semplicemente. In questo senso potremmo parlare anche di un uso della vergogna positivo, cioè mi viene in mente, mentre lei spiegava questo, un fatto accaduto recentemente che interessa un po' tutti quanti noi e perlomeno ha destato la nostra attenzione, perché il presidente della Regione Puglia, che lei sa essere Nichi Vendola, di recente alla festa del PD a Reggio Emilia ha dichiarato di volersi sposare con il proprio compagno. Qualcuno ha pensato che fosse impazzito, perché, o che fosse semplicemente una manovra politica per escludere il suo accordo con l'UDC. In realtà, diciamo, quanto lei dice mi fa pensare che invece nasce più da una pulsione veramente interna, cioè dalla consapevolezza che i diritti, in una società di diritti, l'unica maniera per non provare vergogna della propria condizione o di quella nella quale qualcuno vorrebbe metterci è proprio di utilizzare la voce, di utilizzare la parola. Diciamo, è importante venire fuori, credo, in situazioni di questo genere, e probabilmente, diciamo, per il nostro paese forse è anche arrivato il momento di riscrivere una carta dei diritti. Che ne pensa, professoressa? Ma ecco, questo ci riporta, come dire, alla specificità di un'emozione come l'indignazione.
Allora, intanto l'indignazione ti porta sempre ad uscire fuori da te stesso. Poi facciamo un esempio. Quando noi vediamo appunto delle vittime della guerra, vittime soprusi, di ingiustizia, possiamo provare, come dire, anche un'altra emozione, che è la pietà o la compassione. Molto spesso questo tipo di emozione, per carità nobilissima, ci spinge, come dire, piuttosto verso noi stessi. Possiamo piangere, provare anche una profonda sofferenza. L'indignazione è invece un'emozione che un grande sociologo francese, Montesquieu, chiama un'emozione agente, cioè che spinge a uscire fuori di sé e a fare qualcosa. Ne abbiamo avuto, lei faceva adesso l'esempio di Vendola, ma questo, come dire, è l'esempio di tutto il movimento degli omosessuali, che infatti appunto si chiama, noi in America si chiamava out of the closet, cioè uscire dall'armadio. Perché no? Perché questo è importante? Perché ognuno di loro avrebbe potuto risolverla segretamente, e invece ne vogliono fare, ne hanno fatto giustamente un caso pubblico. Pensiamo anche, come dire, la stessa tragica vicenda di Englaro. Lui ha voluto, anche lui avrebbe avuto tutti i mezzi, tutte le possibilità di chiudere quella vicenda personale da solo. Ne ha voluto fare una battaglia, ha voluto che si sollevasse un'indignazione collettiva su questo. E quindi vede come l'indignazione mette in moto non solo il proprio, espone la propria persona, ma fa sì che da quella voce altre voci si leggano. E questo io trovo che sia estremamente importante. Il fatto stesso che quando noi vediamo qualcosa che ci indigna, prendiamo il telefono e telefoniamo a un'amica, a un amico, e dice: ma hai visto questo? Cioè non è un'emozione solipsistica, è un'emozione che spinge ad agire. Voglio fare ancora un altro esempio che a me è molto caro, perché sono, come dire, casi che io ho studiato per anni. E sono state tutte le associazioni dei familiari delle vittime di stragi. Ecco, quello è un esempio grandioso di trasformare un'emozione dolorosa come appunto la perdita dei cari, le vittime, il lutto e così via, nel prendere la parola, nell'indignarsi e fondare delle associazioni. Pensiamo anche, come dire, a quelle associazioni dei commercianti siciliani che hanno rifiutato di pagare il prezzo. Quello da dove nasce? Nasce da un senso di dignità offesa, perché non è, ci si sentiva in qualche modo, ci si vergognava di essere vittime e si veniva lesi nella propria dignità, e quindi hanno rivendicato la loro dignità di essere cittadini come gli altri e di poter, come dire, esercitare il loro commercio senza che ci fosse una diminuzione della cittadinanza. Perché se io ti proibisco di fare quello che tu hai scelto di fare, il tuo essere cittadino è limitato. Quindi io trovo che questo sia veramente importante, e dovremmo rifletterci, perché guardate, a parte l'abuso della parola vergogna che abbiamo visto negli ultimi anni con rimbalzare con una palla, no? Cioè vergogna di tu, anche l'indignazione è diventata un po' una parola in cui sembra che tutti sono indignati. Ecco, quella non è la vera indignazione. La vera indignazione è quella che fa scegliere la voce e che fa fare delle cose insieme agli altri. Se no è semplicemente un momento di collera, no? Ecco, si può parlare, dicevamo questo, di buon uso della vergogna, cioè in alcuni casi, come per esempio, ecco, c'è differenza fra la reazione alle banlieue e i movimenti che hanno portato alle rivoluzioni nel Nord Africa, diciamo le rivoluzioni dei gelsomini. C'è una differenza, cioè si può distinguere fra ira e collera in questo senso e invece fra emozione positiva che ha portato a dei cambiamenti reali? Allora, ringrazio di questa domanda, perché io credo che questa sia una domanda politica molto importante. Allora, tutti noi abbiamo assistito negli ultimi anni alla nascita di movimenti, chiamiamole come rivolte, piccole rivoluzioni. Abbiamo assistito soprattutto alla presa della parola. Allora,
partecipazione e alla democrazia, questi movimenti vengono spesso criticati dicendo si tratta, per esempio nel caso delle banlieue, semplicemente, come dire, di risentimento, di una sorta di invidia sociale. E poi lo spiegherò perché non sono d'accordo. Oppure nel caso, come dire, dei movimenti come quelli di Occupy Wall Street, oppure anche quelli dei movimenti no global, eccetera, vengono, come dire, criticati perché di fatto non hanno un'organizzazione politica vera e propria, oppure, come dice il filosofo Sloterdijk, dice non hanno immagini di mondo, cioè non c'è un progetto. Allora, non so, io dico, stiamo un attimo attenti, abbiamo sempre bisogno che ci sia un progetto minuto per minuto, che ci sia l'organizzazione politica con tutte le sue gerarchie, tutte le sue burocratizzazioni, oppure dobbiamo leggere questi movimenti come un risveglio, come uscire fuori, come dire, dalla passività, dal conformismo, e uscire fuori soprattutto da dare per scontato che il mondo così è, così deve andare, perché questa è la lezione che ci stanno in qualche modo, no? Insegnando continuamente, lo vediamo anche noi, l'hanno detto i mercati, ma chi sono i mercati? Non posso fare nulla? Certamente non è che occupando un piccolo parco a New York cambio l'influenza, però do un segnale anche ad altri che c'è l'esercizio della critica, che non è scontato che posso fare qualcosa. Io questo lo trovo molto interessante, e trovo molto interessante il fatto che politologi, sociologi politici, scienziati politici non leggano l'importanza delle emozioni nelle formazioni dei movimenti collettivi. Allora, quando ci si mobilita, pensiamo anche appunto alle rivoluzioni dei Gelsomini, non è soltanto perché si ha in testa un progetto politico preciso, non è soltanto la richiesta di un mutamento di un governo. Quelle cose nascono anche dal malessere, dalla vergogna di essere cittadini di terza classe, di non avere nessun diritto alla parola. Questo è insopportabile per chi ha un senso della dignità. Allora, qui voglio ritornare ad una cosa che vi accennavo prima. Dicevo, io sono la prima a criticare l'eccesso dell'individualismo contemporaneo, della iperindividualizzazione, narcisismo, tutte queste cose che anche voi sapete benissimo. Però attenzione, è proprio invece una declinazione positiva della individualità che fa sì che io rispetto l'individuo che è me e tutti gli individui. È una passione per l'individualità, la passione per la libertà, perché altrimenti non ci sarebbe. Quindi questa è una declinazione assolutamente moderna. Allora, in questo senso lei mi chiedeva il buon uso della vergogna. Il buon uso della vergogna è quanto invece di cadere nella depressione, perché attenzione che la molto spesso come dire, la vergogna provoca depressione, si dice mi vorrei nascondere per la vergogna, voglia di isolamento, ma se questa invece appunto viene declinata insieme agli altri e insieme all'indignazione, se ne fa un buon uso, se ne può fare un buon uso, viene tramutata nella voglia di agire, soprattutto quando noi ci vergogniamo del silenzio. Proprio allacciandomi, diciamo, a questo suo discorso, a proposito del fatto che non c'è ancora un'idea chiara del mondo, io volevo chiederle una cosa. Stefan Hessel, che sicuramente tutti voi conoscerete, è un signore di 93 anni che ha fatto la Resistenza e che ha scritto un libricino che si chiama Indignatevi. Che cosa dice in questo libricino Hessel? Dice, fa un appello a tutti i giovani e chiede loro di riscoprire i valori che avevano portato alla Resistenza. È un libricino che è diventato un libricino di moda, perché ha finito per essere, almeno certe generazioni riflessive, un po' un manifesto. Ecco, diciamo così, Stefan Hessel richiama diciamo, la società che